I disturbi del comportamento alimentare, un grandissimo lavoro di rete per ampliare la presenza sul territorio su molti fronti. L'amministrazione insieme all'assessore Bessone, noi lo abbiamo sottolineato più volte, dall'inizio del suo mandato ha fortemente integrato l'attività su questo fronte che nel nostro territorio negli anni passati oggettivamente non c'era. Ad aiutare, a sostenere, ad integrare il lavoro naturalmente anche l'azienda sanitaria che ha già in essere una serie di servizi ma che verranno ampliati, integrati e condivisi con tutti gli altri attori del territorio. Attore importantissimo, le scuole naturalmente, perché i ragazzi sono la fascia più vulnerabile che in tempo di pandemia purtroppo hanno patito fortemente della mancanza di relazioni. Chi è già soggetto più fragile rischia davvero di avere dei seri problemi, questo ce lo dicono i dati purtroppo a livello nazionale e anche locale, quindi è importante la prevenzione anche nelle scuole, la presenza delle associazioni che sono arrivate da tutta Italia, il professor Leonardo Mendolicchio, non poteva mancare l'assessore Chiara Caucino che ha sempre appoggiato, sostenuto a livello regionale il lavoro dell'amministrazione di Biella. Una giornata intensa dedicata ai disturbi dell'alimentazione non poteva mancare, non è mai mancata l'assessore al welfare della Regione Piemonte. Allora, abbiamo seguito il suo intervento, tanto si sta facendo, tanto si deve fare. Assolutamente, la Regione è molto presente su questa tematica, abbiamo deliberato l'ottobre scorso una normativa regionale che prevede proprio l'implementazione di una rete territoriale di aiuto e di supporto proprio per i temi dei disturbi alimentari e conseguentemente oggi si sta discutendo di un disegno di legge regionale su vasta gamma, diciamo, in termini più generici. Lei assessore naturalmente opera in tutta la regione ma ha un cuore biellese. Quando si è parlato di così, organizzare magari anche dei riferimenti fisici, logistici per affrontare questa terribile patologia, lei naturalmente insomma, ha tentato di parlare anche di Biella. È una cosa possibile? Si può continuare oppure no? Ci stiamo ragionando, non è semplice perché ovviamente si opera a livello sanitario su base di quadranti, quindi dobbiamo fare dei ragionamenti più generici. Ho telefonato prima a un dirigente della sanità proprio per fare il punto prima di venire a questo convegno. Ci sono buone prospettive, ovviamente dovrò sempre interfacciarmi con l'assessore alla sanità Icardi, ma la mia volontà è certamente rimasta quella, cioè portiamo un centro riabilitativo permanente che abbia, diciamo, una valenza maggiore di quello che già non è in essere oggi sul territorio, anche nel biellese. E adesso sentiamo colei che ha fortemente voluto questa giornata. Noi abbiamo sentito diversi commenti, tutti l'hanno citata, apprezzato il forte impegno, il grande lavoro. È un giorno importante. Io veramente sono veramente felice oggi perché vedo che questa tematica, questa importanza è veramente sentita non soltanto mia personale, perché è un'esperienza veramente emozionante e si è anche vista dal mio intervento, proprio ogni qualvolta che si organizza un convegno, un evento pubblico, c'è sempre partecipazione, molta più di quello che ci si aspetta.